Bella raga, benvenuti in questo nuovo video. Come potete vedere, oggi non siamo di fronte al mio bellissimo HM, ma siamo di fronte a un bellissimo TM125. Allora, questo TM è di una mia amica, che poi vabbè, la vedrete alla fine del video. E praticamente questa mia amica ha voluto, diciamo, rifare tutta l'estetica, sistemare un po' questa moto un po' conciatina. Per cui vabbè, abbiamo rifatto prima la marmitta, che era tutta arrugginita. Non penso di avere delle foto, per cui ve la dovete vedere già finita. Se volete sapere come si fa a restaurare una marmitta, andate in descrizione, che ci sarà il link per un video che fa per voi. E adesso invece andremo a montare le grafiche nuove. Questa mia amica è convinta che le grafiche arriveranno tipo fra un paio di giorni, mentre in realtà sono già arrivate qua a casa mia. E tra l'altro abbiamo anche comprato una V-Face al posto di quella mascherina lì, che fa abbastanza cacca, e andrò a montargli anche la V-Face. Quella sa che l'ho già comprata, ma non saprà che andrò a montare tutto oggi, per cui poi alla fine del video vedremo anche un po' la sua reazione di fronte alla moto finita. E adesso cominciamo con il nostro bellissimo videollo. Allora, dunque, per svolgere questa incredibile impresa ci servirà dello sgrassatore, uno spruzzino con acqua e sapone, la nostra bellissima V-Face nuova di pacca, le grafiche nuove di pacca anche quelle, un phon e degli stracci bellissimi. Allora, lo sgrassatore ci servirà per pulire tutte le nostre bellissime plastiche prima di applicare le grafiche, mentre gli stracci ci serviranno appunto per pulire, asciugare e stendere le nostre bellissime grafiche. Poi acqua e sapone serve per far scivolare la grafica sulla plastica, per riposizionarla meglio nel caso dovessimo sbagliare a posizionarla appunto. Vabbè, la V-Face è per togliere quell'obbrobrio di cosa, e il phon serve, dopo che avremo posizionato la grafica, potremo scaldarla per far asciugare acqua e sapone, così poi si appiccica per bene. Vabbè, le grafiche ci servono per appoggiare il phon e gli stracci. Direi che possiamo iniziare a pulire tutte le nostre plasticucce. E voilà, ovviamente la mascherina non l'ho pulita perché adesso andremo a rimuoverla per mettere la V-Face. Andiamo a toglierla subito e adesso buttiamola via. Andiamo a spacchettare questa mascherina, che la voglio anche sul mio HM, ma dovrei stare a rifargli le grafiche, per cui la piatta rimane. Ed eccola qua in tutto il suo splendore. Tra l'altro abbiamo anche un culo abnorme, perché gli spinotti sono uguali, identici. Ok raga, non mi ricordavo fosse così difficile tirare sti cazzo di gommini. Comunque la mascherina è montata, molto molto più bella dell'altra ovviamente. Adesso vado a rimuovere queste due strisce, che tanto poi andranno sostituite dalle grafiche. E voilà. E adesso dobbiamo andare a smontare i convogliatori, perché le grafiche qua dentro rientrano. Ovviamente, vabbè, potremmo anche togliere la sella e basta in realtà. Sai che tolgo solo la sella, così almeno questo mi rimane bello fisso e faccio meno fatica. Ed ecco qua, adesso andiamo a vedere le nostre bellissimissime grafiche. Spacchettiamo. Le ho già aperte, sì, cioè le avevo già aperte per vederle, che ero curioso. Cioè sapevo già com'erano, però vabbè, avete capito. Qua, mitico foglio che ci spiega come si montano. Guardate che belline. Adesso ve le metto tutte qua, così potete ammirarle. Eccovi le splendide grafiche. Poi alla fine, tranquilli, che vi dico come si chiama su Instagram, morti di fi. E direi che possiamo andare a metterle subito. Per applicarle andiamo a mettere un po' di acqua e sapone e mettiamo la grafica. Guardate qua che mago. E la prima è andata. Ora vado a mettere il codino. Allora qua vi dico, le plastiche sono abbastanza rovinate, per cui magari sembrerà che sotto ci sono le bolle, però in realtà è proprio un problema delle plastiche. Quindi niente, cerchiamo di metterle come meglio possiamo, però senza disperarci dopo. Ok, anche questo è fatto. Tra l'altro questa parte veramente fa bestemmiare un sacco, perché il codino rientra, per cui sono stato lì a scaldare un sacco e avevo paura di rovinare la grafica, ma fortunatamente non è successo nulla. Adesso, Dio santo, sta piovendo, qua c'è la moto fuori, che palle. Vabbè, la sposto dentro e continuo a rimettere le grafiche. Direi che adesso che ho bestemmiato un po' col codino, convintissimo che fosse una delle parti più facili, vado a pulire questa, che questa è veramente facile, e la applico subito.
Adesso qui mi trovo un attimo in difficoltà perché il forcellone in realtà è tutto largo uguale e si stringe qua. Qui non so se mettere qua così o così. Nel dubbio metto quello sotto che è più largo, si restringe e buona. Qua vabbè, vi risparmio l'applicazione che tanto c'è anche poca luce, non si vede bene. Lo metto e basta. Ed eccolo, c'è anche il cavalletto che dà fastidio tra l'altro. Eccolo qua. Adesso andiamo a mettere altri pezzi. Ok, ora possiamo andare a mettere il fianchetto, sperando che venga bene visto che è tutto graffiato. E sfrutterò anche mia mamma per darmi una mano a fare questo visto che è un po' più grande. Adesso mentre la mia mamma ha finito di pulire di nuovo il convogliatore che si è sporcato prima, andiamo a mettere a punto il convogliatore. Ora andiamo a mettere il parafango, che tra l'altro non mi sembra neanche giusto, c'è questa cosa qua. Boh, vabbè, adesso vediamo. Mamma, che matta. Ok, anche il parafango è finito. Bene, adesso mentre fuori continua a povere, andiamo a finire di mettere queste. Però taglio perché non ha senso farvi vedere una seconda volta le stesse cose. Ok, ho finito di mettere tutte le altre, che non vi faccio vedere subito perché voglio un po' il boom finale. Anche se vabbè, avrete già capito com'è uscita la moto. Vado a pulire questi e metti alle grafiche. Okay. Mi sta venendo fame. Anche a me. Vabbè, comunque stavo dicendo, qua abbiamo finito, ma non è il suo perché qua lì è centrato, ma qua manca un pezzo. Vabbè, fa niente. Adesso andiamo a mettere anche il parastero di destra. Ed ecco raga, la moto finita. Però, cioè, a me piace. Spero piaccia anche a voi, soprattutto spero piaccia alla mia amica. E così almeno ci fa una bella reaction. Vabbè, e adesso trovo qualche modo per dirle di venire qua. E poi si vede un po' cosa ne pensa lei. Ok, praticamente adesso ho chiamato la mia amica, le ho detto di venire qua così almeno montiamo la V-Face, anche se in realtà è già montata. Lei è convinta che le grafiche arriveranno tra un paio di giorni, per cui non dovrebbe sospettare di niente. E vabbè, il garage qua sarà chiuso, quando lo aprirò si troverà la moto qua così. E adesso cercherò di mettere tipo la videocamera qua, con mia mamma che rompe il cazzo. Vabbè, piazzerò qua la videocamera, chiederò a mia sorella Irenina Giussanina di far partire il filmato. Metterò qua il cavalletto, le manderò un messaggio, non so, 30 secondi prima di arrivare, così fa partire il filmato. Io apro, speriamo che si troverà lì, perché magari si nasconde da qualche parte lei e vede la moto dopo un quarto d'ora, o speriamo non si faccia i cazzi suoi al telefono, e vedremo un po' la reazione alla motina. Che teoricamente io apro qua, adesso piove, apro qua, dovrebbe trovarsi qua e vediamo un po' che faccia fa. Speriamo in bene. Dai, vado a prenderla e ci vediamo fra pochissimo. Bella raga. Ok, qua fuori ma piove, Gesù. Oh mio Dio! Grazie! Oh mio Dio! No, dai! Ma dai! Ma che bello! Ci ha gasato pure il cane. Che bello! No, Ivi! E non possono filmare, zia. Oddio! Sei gasata? Sì. Quanto stanca. Quanto stanca. Però la motarda sarebbe stata più bella. Facciamo la motarda, l'ha detto, eh. No. Ma che bella. Così è bella. Così è molto più bella. Mi tremo la mano. Mi metto le manopole, la sella, cambiare queste cose di merda. Le frecce? Sì. Vedo che hai capito tutta la vita e basta. E far la motarda. Farla motarda è lo scopo. Farla motarda. Speriamo che faccia un po' di views sto video, perché sennò che sbatti. Dai, ma io faccio schifo. Ma tu dovevi avvisarmi. Tu dovevi dirmi. Sì, ti dovevo dire. Tu dovevi dirmi.
Io speravo ti mettessi a piangere. Speravo ti mettessi a piangere, invece no. Guarda, sto piangendo. Precisiamo che fuori sta piovendo di bestia. Vabbè, spammati su Instagram. Bella donna 10 12 12 lo sto per dire. Guardate un po' le views. Aspetta, adesso spaviamo un po'. Perdi, fra. Ma va, zio, perché la gente vuole vedere le tipe sulle moto, la gente che si fa male in moto, povero Ricky. Vabbè, comunque direi che il video si può concludere qua. Lasciate un mi piace se vi piacciono le moto, se vi piacciono le grafiche, se vi piacciono le persone che si fanno male in moto. Manda un bacino. E niente, bella raga.